e benvenuti dal Real Poggio. Stava in pausa. Giuro. Giuro. Niente. Gol di Esposito. Luca Esposito. Chi ha segnato? Chiedo scusa. Carrano, ancora Carrano, tripletta. Volevo togliere la tripletta a Carrano. 3-0 Celtic dal calcio d'angolo. Savi. Caliò, centralmente, la palla finisce tra le mani di Sazio. Pede, gestisce palla. Lungo per Carrano. Cerca il tiro sotto le gambe di Esposito, Carrano. Palla in rivesta laterale, Pede, gestisce palla, Pede, attaccato da Romano, poi da Savi. Luca Esposito perde palla, quindi rivesta laterale per i Diavoli Rossi. Gestisce Esposito. Si avventura in un dribbling un po' pericoloso, ma non perde palla. Ancora Esposito, rientra Esposito, ancora lui, scarica su Savi, fondo per il Celtic, ottima azione personale da parte di Esposito. Sazio per Elia, Esposito, press. Duro il pressing dei Diavoli Rossi che portano all'errore Elia, rimessa laterale per i Diavoli Rossi, Romano protegge palla. Pressato anche da Carrano. Palla per Esposito. Riesce a gestire bene la palla. La tiene in campo. Verticalizza verso Savi. Ma la palla è troppo lunga. E decide di mettere in rimessa laterale per evitare il fondo. Pede gestisce palla. Avanza. Bloccato da Romano qui. L'ultimo tocco è stato. Secondo l'arbitro, l'ultimo tocco è di Pede. Quindi la rimessa laterale per i Diavoli Rossi. Chiude ancora una volta Pede, ancora laterale per i Diavoli Rossi. Caliò, batte vicino per Romano. Romano per Savi. Il dribbling di Savi, poi ritorna indietro, gestisce palla, si gira il tiro. Calcio d'angolo per i Diavoli Rossi che stanno aumentando il pressing. Esposito, scarica per Savi, Savi ancora per Esposito, vicino alla bandierina. Savi, Savi, gestisce palla, Savi. Tenta il tiro di punta. Ma Sazio blocca la palla. Elia, Pede. Elia. Sazio. Elia centrale. Ancora per Sazio. Pressing più leva adesso dei Diavoli Rossi. Sazio cerca la palla in avanti, ma la butta fuori. Nuovo cambio per i Diavoli Rossi. Entra Mario Coppola, esce Esposito. Tempo no. Caliò. Indietro per Savi. Mario Coppola. Ancora Savi. Gestisce palla. Verticalizza per Romano che tenta un controllo con il tacco. Che però non gli riesce. Ripartono i Celtic con Luca Esposito. Carrano murato qui. Pede Esposito. Luca Esposito non riesce a passare. Rimessa laterale per il Celtic, centrale per Pede, blocca Mario Coppola, Elia tira, tenta il tiro dalla distanza, ma la palla finisce sul fondo. Luigi Coppola scarica su Savi, pressa anche qui forte il Celtic. Caliò, ancora per Savi, pressa alto il Celtic, c'è qui il fallo però per i Diavoli Rossi. Caliò, Romano, si allunga la palla cercando di saltare Luca Esposito. Palla laterale, subito Romano verso Mario Coppola. Ancora un'ottima parata di Sazio qui. Coppola batte subito. Savi controlla il tiro, Elia. Una carambola che quasi non gioca, un brutto scherzo ai Celtic. Sazio però blocca tranquillamente la palla evitando di subire gol inutili, diciamo così. Gestisce Pede. Dietro per Sazio. Di punta verso Esposito Sazio. Cerca un dribbling, si imbottiglia un pochettino però in mezzo al traffico. Mario Coppola salta Esposito. Vincenzo Romano gestisce il tiro di Romano. Ottima azione anche questa volta da parte di Romano, che però non trova la porta. Elia avanza. Non si capisce qui con Luca Esposito. Rimessa laterale per i Diavoli Rossi. Tiro qui di Carrano, questa volta non inquadra la porta. Rimessa al fondo per Diavoli Rossi. Mario Coppola. Avanti per Romano. Cerca ancora questo controllo con il tacco e ancora una volta non gli riesce.
palla tra i piedi di Celtic. Pedes cambia una volta, ancora una volta con Carrano. Pedes sotto porta, ottimo 1-2 ancora una volta tra Pede e Carrano. Questa volta però la palla finisce sul fondo. Partono subito i tavoli rossi. Calio cerca un dribbling tra due giocatori. Pede, uno contro uno con Mario Coppola. Si gira il tiro. Ottima qui la parata. Più che altro per lo stile di Coppola. Calcio d'angolo. Si allunga Coppola. Savi. Ripartono i tavoli rossi. Romano. Romano, qui c'è il fallo di mano di Elia. Romano è provato a scavalcare con un pallonetto, appunto, Elia. Per servire Calio. Calcio di punizione per i diavoli rossi. Romano prima aggiusta la palla, poi scambia dei pareri con Savi. Vediamo adesso chi batterà. L'arbitro avvisa che il prossimo fallo che faranno i Celtic darà, come da regolamento, il tiro libero ai diavoli rossi. Si apprestano alla battuta Romano e Savi. Savi la tocca per Romano che tira. Romano qui però non vede proprio la porta e quasi rischia di mettere la palla in fallo laterale per i Celtic. Elia per Carrano, gioca indietro per Sazio, la gestisce bene nonostante il pallone fosse un pochettino difficile. Butta palla in avanti, forse per paura di un pressing di perdere palla. Mario Coppa lancia la palla per Romano. Bravo qui Romano che ha tentato uno stop un pochettino impossibile, rischiando anche di farsi male. Giusto. Sazio intercettata. Mario Coppa intercetta. Ancora Sazio. Che partita questa sera di Sazio, che ha uno contro uno contro l'avversario e rimane ancora imbattuto. Esposito. Palla lunga per Carrano, intercetta Savi. Savi gestisce palla, allarga verso Calio sulla sinistra. Pallonetto di Calio, Romano cerca una sforbiciata. Palla d'Elia, riparto subito i Celtic. Carrano, passaggio per Pede, inutile la scivolata di Calio. Pede ancora con la palla. Calio si rialza. Savi in mezzo a due. Palla a Romano che si gira. Si gira bene, ma il tiro però non è dei migliori, come il tiro da punizione di prima. Hanno fatto tutto bene qui i tavoli rossi, tranne che la conclusione. Sazio la gioca vicino per Elia. Passaggio ancora per Sazio. Scarico centrale per Carrano, che serve ancora a Pede. Pede scende sulla sinistra, si accentra, serve Carrano. Carrano aveva cercato qui un filtrante, si aspettava che qualcuno di suoi entrasse in area, ma purtroppo non è stato così. Quindi palla per i diavoli rossi. Verticalizzano. Elia intercetta. Palla a Romano. Romano si gira, gestisce palla. Centrale per Savi. Il tiro di Savi. Ancora una volta Sazio in calcio d'angolo. Ottima prestazione la sua, come suo solito. Mario Coppola. L'arbitro qui decreta il fallo per i diavoli rossi. Quindi a questo punto sarà tiro libero per i diavoli rossi. Vincenzo Romano posiziona la palla. Un'occasione da non perdere per i diavoli rossi se vogliono avere qualche speranza di recuperare almeno la partita. Fischia l'arbitro, parte Romano, il tiro! Sazio ancora una volta! Chiude la saracinesca e dice qui stasera non si passa! Romano in rimessa laterale, batte Mario Coppola per Romano, chiude Elia. L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Ci vediamo tra poco. Il secondo tempo, palla ai diavoli rossi che cercano subito l'attacco. Gestisce Esposito, bloccato da Elia, però ripartono quelli del Celtic. Carrano indietro per Pede, recupera i diavoli rossi, al centro Mario Coppola, non riesce nel controllo. Ripartono in contropiede i Celtic con Pede, che però viene contrastato da Savi, e palla rimessa laterale per i Celtic. Carrano scarica indietro verso Elia. Elia prova la conclusione, troppo alla destra di Luigi Coppola, che passa subito palla a Romano. Verticalizza Romano verso Savi, il tiro, palo di Savi.
Questa volta Sazio era stato battuto, diciamo. Palla ancora per i Diavoli Rossi. Carrano perde palla però. Romano il filtrante per Savì. A tu per tu con Sazio. Ancora un altro palo. Ancora un altro palo di Savì. Distanza di pochi minuti. Qui ferma il tempo l'arbitro e lo fermiamo anche noi per infortunio di Elia. Riprende il gioco, si è ripreso anche Elia. Pede qui viene intercettato da Savì. Rimessa laterale per il Celtic. Pede indietro per Sazio, riscosso questo passaggio. Coppola! Sazio si riscatta, diciamo, per le azioni di prima dove si era fatto trovare un pochettino impreparato. Rimessa laterale per i Diavoli Rossi. Savì gioca vicino verso Esposito. Gestisce palla Esposito, aspetta un movimento. Avanza Esposito, salta Carrano. A tu per tu con Pede. Scarica dietro per Coppola. Coppola, salta Carrano. Gestisce palla ancora Coppola. Romano, centrale, cerca il tiro. Centrale però troppo alto questa volta. Ancora una volta non impensierisce Sazio, che batte la rimessa dal fondo. In avanti verso Carrano. Gestisce palla e scarica su Pede. Pede verticalizza per Carrano, ma il passaggio è troppo centrale e finisce tra le mani del portiere Coppola, che serve palla all'altro Coppola. Coppola cerca il lancio lungo verso Esposito. La palla viene deviata in calcio d'angolo. Savì cerca il tiro, ma anche questo troppo alto. Nessun problema per Sazio. Si appresta a battere la rimessa dal fondo nei piedi di Pede. Aspetta Pede, si accentra, tiro che viene mandato da Mario Coppola. Vincenzo Romano lancia subito Esposito. Esposito per Savì. Savì indietro, cerca Romano, ma Carrano rientra, recupera palla. Parte il contropiede Celtic con Pede, uno contro uno con Coppola. Pede scivola qui, Pede recupera palla Romano. Contropiede ancora una volta, ritrova la palla tra i piedi Romano. Savì, Esposito, ancora Sazio blocca la palla. Un bel contropiede, forse un controllo in più quello di Esposito, che non gli consente di tirare bene. Dall'altra parte Carrano cerca il passaggio centrale, ma Savì intercetta. Esposito gestisce ancora palla, Esposito attaccato da Elia. Esposito ancora con la palla fra i piedi. Savì appoggia palla dietro per Romano che tira. Sazio con il piede, strepitoso questa sera Sazio. Elia mette palla, rimessa laterale, batte Mario Coppola. Coppola centrale per Romano. Savì controlla. Savì, Esposito, ancora Sazio. Savì palla sul fondo, palla sul fondo. No, è calcio d'angolo, ho sbagliato io. Esposito, si era distratto Romano che pensava fosse fondo. Qui non c'è fallo, dice palla l'arbitro. Mario Coppola gioca. Savì, ancora palla sul fondo. Riprende il gioco il Celtic. Elia, scarico centrale verso Carrano. Pede non riesce nel controllo. Romano subito prende palla per rimetterla in gioco. Non si capisce qui con Savì. Elia la gioca indietro verso Sazio, che gestisce la palla tranquillamente. Lancia Carrano, tu per tu con Coppola. Tenta il dribbling Carrano. Carrano, Pede chiama palla, adesso lo serve Carrano, il tiro di Pede. Palla alta, rimessa dal fondo per i Diavoli Rossi, che subito ripartono con Esposito. Savì scarica dietro per Coppola. Pede qui intercetta un passaggio destinato a Vincenzo Romano, mettendo palla in rimessa laterale per i Diavoli Rossi. Si appresta a battere Mario Coppola, che la gioca verso Esposito. Esposito lancia Romano. Troppo lungo il passaggio. Romano gli chiede scusa ad Esposito, perché poteva fare di più. Palla tra le mani di Sazio, che la gioca vicino per Elia. Pede sulla sinistra. Scarica centrale per Carrano. Ci mette il piede Carrano e prende anche il palo. Elia riesce ad evitare una rimessa laterale. Pede lancia ancora Carrano, intercetta Romano. Romano parte lanciando Savì. Savì
Ancora una volta Sazio che mette la palla fuori. Calcio d'angolo per i Diavoli Rossi. La pancetta. Come facevo fumo? Nero tutti. Chi è? Io non lo so. Pede. Scarico centrale per Carrano. Pede gli restituisce palla. Pede lancia Carrano. Attaccato da Romano. Romano riesce a recuperare palla. Lancia in avanti Esposito, ma qui Elia intercetta con la testa il passaggio. Nel frattempo c'è cambio per i Diavoli Rossi. Esce Savi, entra Calio. Coppola lancia Esposito, ancora Coppola. Pede gli fa muro e non gli consente di giocare la palla in avanti. Ricominciano da dietro i Diavoli Rossi. Palla tra i piedi di Romano. Romano di Trigia, Romano scarica su Calio. Calio attaccato da Esposito. Resiste Calio. Va sul fondo il tiro, questa volta Sazio non riesce a bloccare la palla, quindi si riprenderà con il calcio d'angolo da parte di Diavoli Rossi. Si appresta la battuta Antonio Calio, che colpisce Esposito ottenendo ancora una volta calcio d'angolo. Calio scarica vicino per Esposito, attaccato di Elia. Esposito protegge palla, scarica centralmente indietro verso Coppola. Coppola adesso per Romano. Romano gestisce palla. Romano chiama palla Esposito. Romano fa tutto da solo, tenta un dribbling, lo slalom di Romano, il tiro! Mamma mia, che gol di Romano! Si è fatto perdonare per i tiri precedenti, ha fatto uno slalom in mezzo a due o tre giocatori. Parziale di 3-1 per i Celtic. Gol di Vincenzo Romano. Elia gestisce palla, lancia Esposito sulla destra. Esposito, il tiro! Mamma mia, un altro bel gol. Questa volta lo fa Luca Esposito per i Celtic. Parziale di 4-1. Come si suol dire, ha tolto la ragnatela dal set. Parziale di 4-1. Batte Calio, ma giustamente si deve attendere il fischio dell'arbitro. Calio indietro per Romano. Esposito. Esposito contrastato dall'alto Esposito, Luca. L'arbitro fischia il fallo. Batto subito i Diavoli Rossi. Calio gestisce palla. Calio si allunga la palla. Troppo, non riesce più a controllarla e quindi regalandolo la rimessa al fondo per i Celtic. Palla ai Diavoli Rossi. Calio scarica per Mario Coppola sulla sinistra. Scivola Coppola ma continua a mantenere la palla. Coppola si gira. Ancora Coppola in mezzo a due. Serve Calio con un tunnel. Calio a tu per tu col portiere. Perde l'attimo per tirare. Esposito dall'altra parte controlla la palla. Ancora per Calio. Tiro, ma c'è stato un contrasto qui in aria con Esposito. Sazio invita la calma sperando che sia tutto ok. Carrano indietro per Esposito. Pede, chiedo scusa. Esposito. Si scambiano la palla ai due con molta calma. Esposito uno contro uno, non rischia. La passa indietro per Sazio. Sazio passato da Romano. Pede. Pede, il tunnel a Romano qui. Ottima azione di Pede che parte in avanti. Carrano gestisce Romano, lo contrasta e gli toglie la palla. Romano, Coppola, Pede intercetta la palla, la ruba, cerca il tiro Pede. Ottimo lavoro di pressing qui di Pede che va a riprendersi la palla. Cerca anche la conclusione ma è troppo alta. Battono la rimessa al fondo i Diavoli Rossi. Romano, salta Pede, lancia Esposito, esce Sazio, ci mette un piede. Ancora palla per Esposito che però controlla oltre la linea e quindi rimessa laterale per il Celtic. Deve fischiare l'arbitro perché ricordiamo che sulla rimessa laterale quando viene chiamata la distanza si aspetta il fischio dell'arbitro prima di riprendere il gioco. Elia parte centralmente, Elia salta Coppola, tenta il tiro Elia e qui Luigi Coppola si allunga mettendo la palla in calcio d'angolo. Bella parata. Pede si accentra, Esposito alta per Pede che stoppa con la spalla e poi tenta questa volée. Dall'altra parte Romano ha cercato un altro capolavoro, questa volta però non ha trovato la porta. Sazio mette la palla tra i piedi di Elia che la gioca per Luca Esposito.
Esposito, Sazio. Sazio ancora per Esposito. Ma lo sta qui? Esposito cambia tutto per Elia. Attende il momento di Carrano, questa volta Mario Coppola non si lascia incantare e respinge la palla. Pede, lancia una volta, ancora una volta Carrano, scambia con Esposito, ancora Pede. Carrano, scusa, verso Pede. Pede con il tacco per Carrano. Pede gli dà palla, ma questa volta Caliò si fa trovare pronto, intercetta la palla. Elia la recupera. Carrano! Voleva fare quarto gol Carrano qui, ma non gli riesce. Nel frattempo c'è il cambio per i Diavoli Rossi. Rientra Savi in luogo di Vincenzo Romano. Caliò gestisce palla. Mario Coppola avanza. Savi si prende la palla dai suoi piedi. Serve Caliò centralmente. Ancora una volta Savi. Coppola mette palla al centro per Esposito, ma è troppo lungo e quindi rimessa laterale per i Diavoli Rossi, per il Celtic. Elia vicino per Sazio, che scambia le due, ancora Elia. Pede gestisce palla con calma, la dà di nuovo ad Elia. Lancio lungo di Elia verso Carrano, che cerca il pallonetto qui a volo, ma Coppola si fa trovare pronto nuovamente, mettendo palla in calcio d'angolo. Carrano, Esposito, Carrano, ancora una volta Carrano, gestisce palla, non c'è fallo secondo l'arbitro, riparte i Diavoli Rossi con Esposito. Verticalizza verso Savi. Savi il controllo e il tiro. Palla che finisce alta. E l'arbitro decreta il calcio d'angolo per i Diavoli Rossi. Savi lunga verso Esposito, che carezza la palla e il tiro sui piedi di Elia. Mario Coppola, netto per Luigi Coppola. Gestisce con i piedi il portiere. Caliò. Esposito. Filtrante per Savi, che si allunga un pochettino troppo la palla. La gioca all'indietro verso Mario Coppola, prestato da Pede. Coppola allontana la palla con i piedi, Coppola, mettendola in fallo laterale per i Celtic. Esposito, Pede. Pede gestisce, prova il tiro, Pede! La traversa di Pede. Ottima conclusione qui da parte del numero 9 del Celtic. Laterale per i Diavoli Rossi, batte Caliò e scambia con Coppola, ancora Caliò. Esposito centrale verso Savi, troppo indietro il passaggio. Ah, qui c'è il fallo di Pede, che nel tentativo di recuperare palla prende in pieno Caliò. Coppola, Esposito, uno contro uno con l'altro Esposito. Savi cerca il tiro, ma Elia lo mura. Riparte il Celtic con la palla tra i piedi di Pede. Trova uno spazio per passare la palla ad Esposito, che però non riesce nel controllo. Coppola cerca l'avanzata. Esposito, uno contro uno, ne salta uno, non riesce a saltare il secondo. Ottimo Carrano qui che recupera palla. Carrano, la finta, serve dietro per Esposito. Finta anche di Esposito, ancora Carrano centralmente. Qui Savi intercetta palla, parte il contropiede. Coppola, ancora per Savi. C'è la rete di Savi. Qui Sazio non poteva fare niente, era 2 contro 1, rimasto comunque in piedi cercando di fare qualcosa, ma era molto difficile. Pede cerca subito la conclusione dal calcio d'inizio, ma la palla viene deviata in calcio d'angolo per il Celtic. Parziale di 4-2 per il Celtic, seconda rete di Savi dopo la rete di Romano, che aveva cercato di riaccorciare le distanze. Battuto il calcio d'angolo, Pede, la palla finisce tra le mani di Coppola, che lancia Esposito. Esposito gestisce palla, indietro per Caliò, verticalizza per Savi sulla sinistra. Savi gestisce, indietro per Coppola, ancora Savi. Bello il passaggio per Esposito, che però non capisce e si ferma. La palla tra i piedi di Sazio, che la gioca per Elia, sulla sinistra per Pede. Pede cerca il dribbling, ma Caliò lo ferma e mette palla in rimessa laterale. Pede batte rimessa laterale per Esposito. Esposito per Carrano. Ragazzi, c'è da spostare urgentemente una smart parcheggiata qui all'interno, Pede, della struttura. Cerca il tiro! In
ripeto, una ottima smart, conclusione grazie. Qui di Pede, che però è un po' troppo alta, è rimessa dal fondo per i Diavoli Rossi. Ripartono subito con Coppola, passaggio lungo per Caliò. Carrano va a pressare, riesce a servire Esposito, però Caliò. Mario Coppola sulla sinistra, Esposito, finta il tiro, Esposito, la palla finisce a Savì e ancora una volta Sazio mette la palla fuori. Nel frattempo c'è il cambio per i Diavoli Rossi, rientra Vincenzo Romano al posto di Mario Coppola, laterale per i Diavoli Rossi, batte Savì, Romano, ancora Savì, murato da Elia, riparte Pede, fermato da Esposito, Esposito prova a tenere la palla ma deve combattere con Savì che non la lascia, Caliò per Esposito, nuovamente dappertutto Esposito questa sera, cerca il passaggio per Savì. Sazio, oramai è indescrivibile questa sera Sazio, non vuole far passare nessuno. Savì, la rimessa laterale, si avvicina a Caliò che gli restituisce palla, Savì cambia tutto, stoppa Caliò. Ah, gioco interrotto perché viene chiamato Lascia, quindi sarà punizione per il Celtic. Si appresta a battere Sazio che vuole lanciare Carrano, la palla finisce però tra le mani di Luigi Coppola. Caliò, centrale per Savì, gestisce palla con calma Savì, scarico laterale verso Esposito, domestica la palla, Esposito, intercettato il passaggio qui per Caliò da parte di Carrano, ancora una volta rimessa laterale per i Diavoli Rossi. Caliò, Savì, cerca ancora una volta Esposito, palla un po' lunga, la gestisce adesso Esposito, uno contro il tacco di Esposito per Romano centrale. Questa volta non so, ci mette un gomito Sazio, non so come ha parato, ma fatto sta che ha tolto un altro gol dalla porta. Una serie qui di chiedo scusa, di rimpalli, ma la palla finisce tra le mani di Sazio. Ripartono i Celtic con Luca Esposito, Carrano protegge palla, Elia, debole qui il passaggio ma Esposito corre ed evita un guaio per la sua difesa. Carrano nel frattempo dall'altro lato cerca un'altra conclusione, anche questa però fuori. Esposito per i Diavoli Rossi, scarica su Romano, Romano cerca il passaggio di ritorno ma viene murato da Luca Esposito. Carrano indietro per Elia, centrale per Pede, si gira Pede, cerca la conclusione Pede nell'angolino basso. Ottima azione questa di Pede e siamo 5-2 per il Celtic. Sembrano un po' abbattuti adesso i Diavoli Rossi che mettono la palla in gioco. Esposito, Esposito contro 3, Carrano recupera palla, strepitoso Carrano questa sera. Non riesce però a saltare l'ultimo difensore che è Antonio Caliò, rimessa laterale per i Diavoli Rossi. Caliò per Vincenzo Romano, cerca un dribbling centrale, ne salta uno, perde palla Esposito, recupera Luca Esposito, Carrano, Elia, Luca Esposito sulla destra, ha cercato il copione diciamo del gol di prima, stavolta però la palla finisce troppo alta e non gli riesce. Savì gestisce palla, Romano centrale, si impappina Romano, cerca un dribbling Romano, si allunga la palla ma Elia centralmente non si fa trovare impreparato, ancora Elia su Romano che provava a sfondare la breccia difensiva del Celtic. Elia qui mette una palla pericolosa al centro, il tentativo di spazzare appunto il pallone. Ripartono i Celtic con Carrano che si gira indietro per Pede centrale, gioco di gambe di Pede, Pede salta Savì, non riesce nel passaggio verso Carrano, Caliò, Savì, c'è vantaggio secondo l'arbitro, Savì si allunga la palla, la mette centrale per Romano, non riesce a girare la palla in rete, palla per il Celtic che sta per ripartire ma Savì subito in pressing mette la palla in rimessa laterale per il Celtic, palla battuta verso Elia, centrale Elia con calma, cerca il dribbling pensato da Romano che gli ruba palla, Romano cerca l'avanzata, Romano non gli riesce, l'ultimo tocco viene intercettato da Pede, cerca anche lui il dribbling, contrasto con Esposito che va sulla palla secondo l'arbitro, Savì salta Elia, gestisce ancora la palla Savì, scarica su Esposito sulla sinistra, il dribbling di Esposito ancora tu per tu con Sazio e ancora vince Sazio.
Calcio d'angolo per i Diavoli Rossi. Nel frattempo c'è il cambio per loro. Entra Mario Coppola al posto di Caliò. Coppola il tiro! Ancora una volta Sazio a mettere la palla in calcio d'angolo. Dall'altra parte Savì, Mario Coppola, già battuto il calcio d'angolo, ci mette il piede lì, Romano, la palla scende ma Carrano mura il tiro, ancora Romano che recupera la palla, Esposito, Esposito si accentra, Elia fa muro e mette la palla in rimessa laterale. Adesso insistono i Diavoli Rossi che cercano almeno di far diminuire quello che è lo svantaggio nei loro confronti. Gestisce palla Esposito, Esposito cerca l'imbucata verso Savì, recupera Carrano, intercetta Coppola. Riparte Diavoli Rossi, Romano gestisce palla, Romano cerca il dribbling, Elia ancora una volta mostruoso nell'uno contro uno, palla tra i piedi di Pede, scambia con Carrano, ancora Pede, la palla finisce tra le mani di Luigi Coppola, Savì riparte, Savì, ne salta uno, Savì! Bella qui l'azione personale di Savì, ma la palla finisce un po' più alta sulla traversa. E quindi si ripartirà con la rimessa dal fondo dei Celtic, squadre che sembrano entrambe estremate, stanno correndo come dei pazzi, stanno pressando a tutto campo. Pede gestisce palla, indietro per Sazio, Sazio lancia lungo Carrano, peccato, era un bel lancio però troppo lungo, palla tra le mani di Coppola che dà il pallone a Romano, scarica su Esposito, Esposito cerca l'uno contro uno, torna indietro. Esposito ancora con la palla fra i piedi, dietro per Mario Coppola, Coppola uno contro uno contro Carrano, si gira, serve palla Esposito nuovamente, l'imbucata centrale per Romano, il tiro, Sazio respinge, ancora Romano cerca il passaggio per Esposito ma questa volta è del tutto sbagliato e la palla finisce ancora a Sazio, scarica adesso a Pede, Pede adesso con calma quasi per riprendere il fiato, perde un po' di tempo, Sazio ancora per Pede, lungo verso Carrano, attenzione Carrano, respinge qui Coppola il portiere, ancora una volta in calcio d'angolo, ancora una volta Carrano a creare problemi alla difesa dei Diavoli Rossi. Esposito gestisce palla, indietro per Pede, questa volta fa il centrale, scarica per Sazio, ancora una volta per Pede sulla sinistra, di nuovo Pede per Sazio, Pede. Carrano cerca ancora una volta il filtrante ma questa volta la palla finisce rimessa laterale, batte subito Luigi Coppola per Vincenzo Romano, prova come al solito l'imbucata centrale, serve palla ad Esposito sulla sinistra, torna indietro l'Esposito, il filtrante per Coppola, non ci arriva e quindi rimessa dal fondo per il Celtic, Elia, avanza Elia, vicino per Esposito, Esposito torna indietro da Sazio, sbaglia il controllo qui Sazio, Mario Coppola non riesce ad approfittarne, ripartono il Celtic con Pede, il tacco verso Carrano ma viene intercettato il passaggio da Esposito che subito riparte, Esposito cerca la deviazione non vedendo Savì che era da solo praticamente in area di rigore, calcio d'angolo battuto subito per Mario Coppola, Coppola vede Savì, cerca il tiro un po' difficile che stava cadendo quindi non riesce a far rilarsi bene, Romano prova ancora la conclusione ma respinge ancora una volta Sazio, Mario Coppola con la palla, Carrano intercetta il passaggio, lancia Pede, Pede riesce a tenere il pallone in campo, uno contro uno con Coppola, cerca il passaggio centrale, deviato da Coppola, ancora Pede con la palla, Pede, gestisce palla Pede, deviazione di Savì e la palla finisce sulla traversa, stremato Pede, si butta a terra, calcio d'angolo per i Diavoli Rossi, per il Celtic, chiedo scusa. Savì stava cercando di fare una brutta sorpresa alla propria squadra, deviazione un po' fortunosa e la palla finisce sulla traversa, Pede batte il calcio d'angolo, lungo, Carrano intercetta, ottimo tiro ancora una volta di Carrano, palla che però finisce alta sulla traversa, ripartono subito i Diavoli Rossi con Savì, Savì cerca l'imbucata per Esposito, esce Sazio, adesso gestisce Sazio, quasi al centrocampo, perde palla, la recupera Coppola, cerca il tiro Coppola, con un piede Sazio mette la palla in rimessa laterale, Coppola gestisce la palla e la ruba a Esposito, il suo compagno di squadra, si accentra, tenta il tiro murato da Carrano, riparte Pede in contropiede, si allunga un po' la palla Pede, ha sbagliato forse in quel controllo dove si è allungato troppo la palla però comunque finisce di poco fuori, Diavoli Rossi riparte subito con Romano che perde palla, Carrano, Pede solo col portiere, Pede, fa sedere il portiere Pede ancora una volta, lo fa sedere due volte, Carrano sotto porta, si aspettava che Pede
lo seguisse, ma non è solo così. Finisce comunque qui la partita, vincono i Celtic e io vorrei intervistare Carrano, migliore in campo secondo me. Siamo qui con Carrano, migliore in campo tra la partita Diavoli Rossi-Celtic, autore di 3 gol, una prestazione strepitosa, una partita vissuta intensamente, ricca di pressing e azioni pericolose. Cosa ti senti di dire, Carrano? Abbiamo fatto una bella partita, è una squadra molto forte, ma abbiamo saputo le migliori azioni, abbiamo vinto. Questa sera hai fatto 3 gol, all'ultimo secondo hai provato l'assist per Fede, che inquadriamo anche lui. Una Fede si mette vergogna. Grande Carrano! Fortunatamente è un buon giocatore di squadra, è Fede. E grazie a lui facciamo delle azioni fantastiche. Abbiamo visto un paio di volte, quell'1-2 tra te e Fede, avete messo in difficoltà parecchie volte la squadra di Diavoli Rossi. Giochiamo da molto tempo e Fede e ci poteva stare una partita così. Adesso diamo la medaglia a Carrano, sperando che possa continuare con queste prestazioni. Grazie. Diamo la medaglia. Migliore in campo Crone Tournament. Complimenti ancora a Carrano e buona serata. Grazie, buonasera. Ciao.